Bentornati ragazzi, siamo ragazzi e ragazze ovviamente, siamo sempre su Tourist Bus Simulator, siamo al ritorno della nostra ultima destinazione, nostra ultima missioncina, una missioncina, un viaggio turistico tra le montagne, 3-4 fermate su 3 paesi, in mezzo alle colline, in mezzo alle montagne, una cosa che è da paura, ragazzi. Io in mezzo così alle montagne non l'avevo mai fatto in questo gioco ancora. Senza volante è molto stressante, però vi annuncio da quello che ho capito che a breve arriverà anche il volante su questo gioco. E quindi sicuramente mi troverò molto molto meglio a girare in montagna con il volante, con la pedaliera, eccetera, frena e acceleratore, si andrà molto molto meglio. Comunque, grazie a tutti coloro, ragazzi, che vengono a vedere il mio video, e ringrazio tutti quanti. E so, ho messo in pausa perché così partiamo direttamente da dove eravamo arrivati ieri. E dicevo, grazie a tutti quanti quelli che vedono il mio video, che vengono qua, che mettono un mi piace. Se non l'avete ancora messo, aspettate la fine dell'episodio, ovviamente, e se vi piace lo mettete. Altrimenti potete anche mettere in alternativa un non mi piace. L'importante è che fate un commento, scrivete qualsiasi cosa inerente al gioco, inerente a me, alla mia guida pazzesca, a quello che volete, insomma, anche allo sport, anche al calcio. Scrivete quello che volete, io risponderò a tutti perché mi piace rispondere a tutti, vedere chi scrive. Mi piace che partecipiate a queste mie avventure assurde. Ovviamente, se non siete ancora iscritti al canale, un'iscrizione mi fa sempre piacere. Attivate la campanellina, l'ho già detto prima, non mi ricordo più. Va bene, non c'è problema, siamo qua. Prima di iniziare a ripartire con le nostre curve paraboliche, anzi, possiamo anche partire tranquillamente, al ritorno, siamo partiti da 5 minuti dall'ultima fermata e stiamo tornando indietro per il percorso a rifare le tre fermate e a tornare all'inizio della nostra missione. Via, eccoci qua. Andiamo tranquilli, pieno di montagne, pieno di curve. Nel frattempo, io voglio salutare tre amici youtuber che adesso qua la curva è rischiosissima. Questi qua ci fanno passare, sono persone molto intelligenti che ci fanno passare. Vedete che brave persone abbiamo qua in montagna a Fuerteventura, persone che ci fermano nelle curve e ci fanno passare. Dicevo, un saluto particolare a tre amici youtuber, Alessandro Gamer e Burneo e Stefano Canale DJ, che tutti i giorni portano contenuti sul tubo. Hanno i loro canali YouTube con contenuti divertenti, allegri, sono loro simpatici. E portano sempre qualcosa di nuovo, di divertente, dal calcio all'avventura, all'azione. Andate a trovare i loro canali, andate a vedere i loro canali, trovate il loro indirizzo YouTube. Ovviamente che brutta curva questa, che brutta curva questa, che brutta curva questa. Eccoci qua. Nella sezione canali, qua sopra, infatti in alto a destra del video, trovate il loro indirizzo YouTube. Sicuramente qualche video che vi piacerà lo troverete senz'altro e sono sicuro che vi iscriverete ai loro canali. Andate a trovarli, mi raccomando. E noi intanto andiamo verso la meta finale, in mezzo a queste montagne, cercando di distruggere il nostro pulmino il meno possibile, anche perché fra 3 giorni abbiamo appuntamento con un meccanico e già andremo a spendere sui 1.500-2.000 euro. Se poi facciamo altri danni. Oh, qui siamo in discesa, ragazzi, in discesa, si accelera di brutto e io no. Non sto neanche, adesso freno un pochetto perché sennò qua si rischia di volare direttamente di sotto. Andiamo giù in discesa, discesa, salite sono una cosa. Questi tornanti, ragazzi, non so voi, ma io penso alle persone che sono di qua su, i miei turisti. Quando arriveranno mi sa che la metà di loro andrà in bagno e l'altra metà sarà già svenuta qua sul pullman, perché tra curve, curvette, tornanti e frenate, accelerate e bussi e botti, che è successo? È caduto qualcuno da pulmino? Giriamo qua, giriamo, 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 grazie che ti fai passare, molto bravo. Vedete anche la definizione delle altre macchine, delle montagne? È fatto molto bene, ho sentito persone che hanno visitato o abitano Fuerteventura e dicono che grazie, ho suonato io. Molte zone sono molto simili alla realtà, sono fatte molto molto bene. Quindi direi che il gioco è stato fatto
proprio su una zona ricalcata, fatta proprio bene. Questo dicono le persone che abitano a Fuerteventura o che, Madonna, o che ci sono stati in vacanza, insomma, hanno visto il gioco qui da me, anche da altre parti, non so, hanno visto le zone con i loro occhi e dicono che è molto realistico questo gioco, e le zone, i paesaggi sono molto realistici. Dai ragazzi, che qua siamo in mezzo ai tornanti, io non ce ne posso più, curve su curve. Questo qua si ferma, bravissimo, mi fa passare, bravo. Abbiamo un pelo di rettilineo, ma un pelo proprio, e poi ricominciano le curve. È ancora in discesa, la discesa non è bella perché vai senza accelerare, guarda che roba, guarda che roba. Altra curvetta a sinistra, siamo sopra un ponte, un fiumiciattolo, cos'è? Un corso di fiume, qualcosa, ma noi giriamo tranquillamente così e andiamo avanti, tranquilli come sempre. Vi ricordo che siamo su YouTube, il canale è quello di Tuffo Mix, che sono poi io, me stesso, medesimo, sono qua, che mi sto divertendo come un pazzo a questo gioco, a questo Tourist Bus Simulator, che praticamente noi abbiamo un'impresa, iniziamo con un piccolo pulmino, 20 posti, ce lo compriamo, perché a dire la verità iniziamo con niente, poi prendiamo il pulmino, o siamo a Bentancuria ragazzi, la prima fermata ci attende, prendiamo su o mettiamo giù un po' di gente, mettiamo la freccia perché siamo quasi arrivati. Ottimo. Che è successo? Ho beccato un paletto della luce? Va bene, non c'è problema. Dai, apriamo le nostre porte così e facciamo salire i malcapitati. Guarda come salgono la flotta! Questi li pagano, ragazzi, questi pagano, eh! Io però qui non so se qui ho qualcosa da andare a vedere, abbiamo un negozio là, un cibo, l'altra fermata l'abbiamo già fatta, è andata, dobbiamo tornare indietro adesso, un ristorante, niente di che ragazzi, quindi chiudiamo le porte, mettiamo la freccia e ripartiamo dopo che le macchine sono passate ovviamente, ormai quello sta arrivando, la passiamo noi. Ok, seguiamo la strada, questo cosa fa? Si ferma così. Perché sono fermi? Bravi, avanti, avanti, dai. Comincia a far buio, ragazzi, sono le 20.05. Siamo partiti alle 18, sono 2 ore che siamo in viaggio con questa tratta, questo pulmino in mezzo alle colline e tornanti, sono 2 ore che siamo in viaggio, mi sa che non arriveremo prima delle 9. Ma se ci fanno passare qua anche noi forse sarebbe anche meglio. Ah, quello girava, ecco perché. Ok, cerchiamo di uscire da qui. Oddio, freniamo qua di brutto, molto bene. Perché non vanno avanti questi? Ah, sono partiti. Ah, doveva girare a sinistra. Non capisco perché a volte chi ha la presidenza si ferma, chi non ce l'ha passa tranquillo come un catamarano, adesso io non capisco. Bentancuria, usiamo da Bentancuria, finisce il limite dei 50 e possiamo dare un po' di gas, anche se effettivamente tra montagne, curve, tornanti e tornelli c'è solo da divertirsi. Dai, stiamo dietro queste macchine, così loro ci fanno strada e noi cerchiamo di capire se possiamo accelerare o rallentare. Vedo una bella curva gomito lassù in alto, vedo una curvetta gomito, ci arriveremo adesso il prima possibile, ma vedo una curvetta che fa paura. Eccola qua, bisogna andare molto piano, bisogna andare molto piano. C'è anche il sole che ci sperona in faccia, molto molto male, molto male. Eh sì, mi fa la curva così, ti ho anche urtato, mi dispiace, ma ti ho anche urtato, sì, suoniamo, mi dispiace sì, ma io non ti ho chiamato. Ok, oddio, 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 così, Madonna ragazzi, un'altra curvetta di qua, siamo anche in salita, quindi bisogna anche accelerare se non vogliamo andare giù le retromarce di brutto. Grande così, vai, ok, a destra. Ragazzi, qui ci vorrebbe un qualcuno che ci aiuti a guidare, un navigatore. Ah, qui è bellissimo, abbiamo visto prima le statue.
andata, quindi siamo già a buon punto, eh. Le statue non erano molto lontane dai primi. Oh, Madonna, rallentiamo così. Molto. Ah, qui ci fanno passare, che gentili questi, così. Ma siamo in discesa, devo rallentare un po' perché si accelera di brutto qua. Qui si va giù di brutto, siamo in discesa. Ok, rallentiamo. Sto andando direttamente, ragazzi, con motore senza accelerare, perché siamo completamente in discesa, andiamo giù di brutto, risparmiamo gasolio, risparmiamo... qui ho frenato di brutto io, perché avevo paura di finire, di andare a finire giù del burrone, quindi ho frenato bruscamente e Puma si è fermato, ovviamente. Ok, prendiamo un po' il motore, perché sennò non andiamo più avanti, e adesso andiamo ancora in discesa giù. Dai, tranquilli così, ragazzi, che stiamo andando benissimo. Oh, curvetta, curvetta, così, vabbè, dai, siamo andati un po' fuori, ma fortunatamente non c'erano ostacoli pesanti, siamo riusciti a cavarcela. Giriamo tutto così, là sono fermi, ci fanno passare noi, molto bene. Ci lasciano passare, che gentili. E alcuni spagnoli sono gentili, alcuni altri no, probabilmente non sono spagnoli, saranno italiani quelli che non ci fanno passare. Va bene, questo qui ci fa passare, vedete che persone corrette e gentili che troviamo, ci fanno tutti passare, rallentano, questo non si deve neanche a sparargli, si ferma, vediamo di fare la curva così, perfetta, vai, grande curva, madonna mia che peluzzo che abbiamo fatto a questi, eh! Siamo in discesa, ragazzi, rallentiamo perché siamo in discesa, eh? Ok, così, molto bene. Non so a che punto siamo del nostro tragitto, ma non vedo l'ora di arrivare, ragazzi, non vedo l'ora di arrivare a destinazione. Vedo qualche cartello, vedo qualche luce, siamo vicini a un paese, dai, dai, che siamo vicini a un paese. Un'altra fermata si prospetta all'orizzonte. Ah, siamo alla Noise de Conceptions. E la fermata è qua a sinistra, eh? Quindi adesso andiamo avanti un pochetto. Piazzeremo la freccia a sinistra fra poco, là in fondo. Ho messo la freccia a sinistra. E passiamo noi tranquillo. E la fermata è qua. Molto bene. Attento, ragazzo, veni fuori così, Potresti avere delle brutte sorprese. Mettiamo la freccia a destra. Ok. E adesso mettiamo, apriamo le portiere. E facciamo scendere e salire la gente, guarda qua come salgono, altri soldi, soldi, soldini, soldoni, ragazzi, non so come siamo messi, vediamo, ragazzi, come siamo messi. Ah, abbiamo l'ultima, ragazzi, abbiamo l'ultima e probabilmente le curve sono anche finite, dai, il peggio è passato, il peggio è passato, chiudiamo le porte. No, che cazzo, cioè, scusate, non me ne ero accorto che c'era gente, pensavo, che cazzo, ho 2 ore e mezza per salire, dai, su. Ho chiuso qualcuno in mezzo alle porte, ma sono porte di gomma, non è un problema, si aprono, quindi c'è più nessuno qua, partiamo, vai, così, dobbiamo subito curvare di qua, quindi mettiamo la freccia, ci fa passare questo qua, no, è un bastardo, questo pure, ma noi passiamo, vai, così, tranquillissimi. Sono vie, sono stradine molto strette, ma anche nella realtà lo sono. Quindi torniamo praticamente indietro dalla strada, facciamo una curva così a bella larghetta, così la prendiamo bene, e quello lì ci fa una pista molto bene in fondo a sinistra per andare all'ultima fermata, all'ultimo. Lui si è fermato, probabilmente abbiamo la precedenza noi, no, non è nostra, ma ci fa passare e noi passiamo. Questi qua si fermano con la precedenza, capito? E partono quando loro devono fermarsi, non ho mai capito. Usciamo da Llanos de Conceptions, dai, vai via così, diamo una sgasata, accelerata, andiamo verso casa.
Sono ragazzi, ormai siamo già a serata, alle 8:37 di sera. Comincia a fare buio, ma noi arriviamo in tempo prima che faccia buio. Questo è venuto fuori senza guardare, cioè senza guardare, ha guardato, ma è un po' uno stupidotto. Ma vabbè, comunque siamo qua dietro noi. E così ragazzi, ce la possiamo fare tranquillamente. Questo qua si ferma, immagino, sì. Comincia a fare buio, e luci però non le accendiamo per il momento, perché forse arriviamo in tempo prima che faccia buio. Dai ragazzi, siamo quasi arrivati ragazzi, siamo all'ultimo paese, eccoci qua, l'ultimo che poi in realtà è il primo. Da dove siamo partiti? Casillas de Angelis, e dobbiamo curvare subito qua, quindi facciamo la curva un po' larghetta per farla bene. Non c'è nessuno, perfetto. Qua c'è un negozio, cos'è un negozio questo? Qui c'è qualcosa da venire a vedere. Vengo a vedere subito adesso perché può essere interessante. La fermata non è questa, è simile ma è la prossima. Dopo l'incrocio, perfetto, così ci fanno passare qua tranquilli e ci fermiamo qua, mettiamo la freccia, dovrebbe essere il capolinea, capolinea, apriamo le portiere e dovrebbero scendere tutti, c'è capolinea, scendono tutti. In teoria spegniamo il motore, un po' indietro, il tuo volume dati è esaurito, ok, quindi tutte le fermate sono state raggiunte, i passeggeri sono stati benissimo, dai. Incidenti 12, servizio 95%, autovelo 0, incidenti 12, 100, ragazzi prendiamo sempre pochissimi speed, facciamo troppi incidenti ragazzi, troppi incidenti, però siamo arrivati qua. Io adesso direi di, facciamo così, scendiamo un attimo, voglio vedere se qua c'è qualcosa, sì abbiamo qualcosa da andare a vedere, un albergo, andiamo a vedere cosa c'è qua ragazzi, perché non so se possiamo vederli anche a piedi, ma noi adesso ci proviamo, ci proviamo un attimino e poi torniamo a casa. No, andiamo, la bici per terra, cominciamo bene. Allora, vediamo se qua è giusto. Sì, abbiamo una casa. Ah, qui sono case in affitto, 1, 2, 3, anche un benzinaio. Dai, forza, forza che forse riusciamo a vederle tutte. Corro come... Ah, come corre questo, come corre. E certo, cerchiamo appartamenti in affitto, là ce n'è, cosa c'è dal fondo? Ah sì, ce n'è uno qua, l'appartamento qua a destra, oh, questo? 837, puoi offrire questo appartamento ai potenziali futuri dipendenti come loro alloggio. 830, non è mica maluccio, 837, vediamo cosa costa quell'altro, ce n'è 3, ok, ce n'è anche un altro qua. Vabbè, qua c'è una... cosa c'è qua? Questo costa molto poco. Ma è sempre quello? 3,75? Oh! Qua c'è un... vendono i letti? Cosa vendono qua? Hotel. Ah ok, ah qui ci possono dare dei lavori, noi intanto l'abbiamo beccato l'hotel, 1 di 20 e adesso abbiamo due case beccate qua. Ah, c'è una casa dall'altra parte, però questa l'abbiamo vista. Ah, ok, tutti, e qui c'è il benzinaio che probabilmente non l'abbiamo visto, però queste le abbiamo tutte viste, 1, 2, 3, molto bene, quindi torniamo indietro per dove siamo venuti, dove siamo venuti, che cacchio, non mi ricordo più, da là? No, da qua,
se faccio così, mi ritrovo direttamente al bus, no? Non è così che funziona. Esatto. Quindi di qua non c'è niente, di qua cosa c'era? Vediamo. Praticamente il benzinaio e basta. Direi a questo punto ce ne torniamo a Casupola e possiamo farlo direttamente da qua. Direttamente da qua, no, dalla mappa. Allarghiamo un po' la mappa, andiamo qua da noi, facciamo questo e andiamo. Viaggio veloce a casa. E vediamo cosa abbiamo guadagnato, perché questo qui era un viaggetto abbastanza tosto, anche se abbiamo fatto un po' l'incidente, ma era abbastanza tosto come viaggetto. Quindi andiamo a vedere subito cosa guadagniamo in questo viaggio. Un attimo solo, ragazzi, che devo accendere una cosa qua, che se no mi va tutto a ramengo, come si suol dire. Tac e tac, il telefono si sta scaricando probabilmente. Mi sono accorto prima che era al 10% e adesso vediamo. 10, perfetto, lo carichiamo. Allora, siamo tornati a casa. Il nostro pulmino è qua, in ottime condizioni, qualche ammaccaturina, botticina, andiamo a ripararlo, via. E andiamo dentro e vediamo com'è andata la giornata produttiva. Ok. Allora, intanto vediamo la corsa che abbiamo fatto. Oh sì, beh, andiamo da qua. Vediamo le corse che devo il programma. Ah beh, l'8 e il 10 abbiamo da fare il nostro dipendente, l'8 e il 10. Noi oggi vediamo com'è andata, Guardiamo anche da qua, volendo. Ci fa vedere anche i soldi che abbiamo da qua. 30.000 però, avevamo 20, sì, qualcosa abbiamo guadagnato, Il nostro pulmino è il 75%, siamo 30.500, io direi di fare, arrivare al giorno 9. Così intanto facciamo fare il viaggio all'altro nostro dipendente. Salta fino a 24 ore. Andiamo fino al giorno 8, poi andiamo anche al 9 volendo. E vediamo da 30.000 a quanto ci va. 31.000, 1.000, 1.000 ragazzi. Quindi noi abbiamo adesso il meccanico, non mi ricordo che ora. Il meccanico, come si fa a sapere che ora abbiamo il meccanico? Non me lo ricordo proprio, sapete? Proviamo ad andare a vedere qua. Vediamo se ci dice qualche cosa. Dalla lotteria è messo male. Non ci dice a che ora, ma poi ci verrà fuori quando è ora, probabilmente. Qua ci dice solamente il programma che è rimasto uno, che è il giorno 10 ed è alla mattina alle 6. Ma sicuramente è prima del nostro meccanico. Quindi possiamo tranquillamente. Vediamo se c'è qualche attività da fare. Allora, noi abbiamo il 10 in meccanico. Il nostro autista, chi è che ci è rimasto libero? Ora abbiamo, Maxime è occupato il giorno 10, vediamo se l'altro è libero, Andiamo a vedere un po' i lavori da fare. Allora, nuovi ordini. Allora, potremmo fare il giorno 9. Madonna, questo viaggio qua si è lungo. Madonna, quasi 5.000 e mezzo. Ma sarà lungo 5 ore, perfetto. Ora, possiamo far fare ai nostri autisti questo e questo. Questo 1.700, questo 1.800. Questo viaggio corto, 20 minuti, 1 ora e 35, 20 minuti. Però becca. Che giorni? Il 3, il no, il 9. È perfetto il 9 questo, perché lo usa il 10, quindi il 9 che sarebbe domani, gli diamo il furgone, perfetto. Allora, Maxim, no, lo diamo a Devin, quindi questo. E gli diamo questo, facciamo così, siamo a posto. Poi potremo, noi ripariamo il 10, questo mi sa un po' troppo, è un po' brutto, però cavolo, 5.000 lo facciamo? No, dove è finito quello tostissimo? Ah, tutti questi, questo 1.700 lo può fare il nostro 5.000, madonna.
giorno 11 alle 11. Si può vedere questo viaggio qua? Non si può vedere. Potremmo anche fare, ci metteremo tutto un episodio per fare questo qua, ragazzi. Se no abbiamo viaggio medio 4 ore 4.000, viaggio medio 3 ore. Vabbè, l'11 potremmo fare inizialmente questo alle 19 e lo facciamo noi. E lo facciamo col mezzo che ripariamo, quindi questo, noi e questo. E facciamo così. Adesso andiamo un attimo a vedere come siamo messi qua, assicurazione, contratti vari. Qua abbiamo, devo cercare un negozio per poter comprare della roba, ragazzi. Io vorrei un negozio per comprare queste, abbiamo un sacco di acqua, limonata, siamo pieni, Coca-Cola, birra, perfetto, birra 2, vabbè. Qua abbiamo niente, bisogna andare a comprare qualcosa, trovare il negozio e comprare questa roba qua. Allora andiamo a vedere un attimino i nostri ordini come sono regolati. Perfetto, allora abbiamo Devin che c'ha il giorno 9, cioè domani. Poi noi dopodomani c'è Maxim che fa un viaggetto perfetto, e noi giorno 11. Nel frattempo noi il 10 andiamo anche dal meccanico, lo vediamo qua, esatto, 10 dal meccanico e l'11 abbiamo la nostra corsa. Direi che abbiamo già fatto un programmino niente male, però io volevo andare a comprare quelle cose là, non so dove andare a comprarle. Qui cosa mangiare, vediamo dove abbiamo l'appartamento. Noi abbiamo l'appartamento qui da qualche parte, no, qui no. Antigua, appartamento è questo, appartamento antico. Però qui c'è un supermercato, bar. Io vorrei sapere dove si comprano i ricambi. Non ho visto dove si comprano i ricambi, ragazzi. Qua ci siamo, qua c'è un sacco di robe, però palestra, niente, da benzinaio forse, non ho idea. Vediamo qua. E qua sarebbe negozio, ma negozio di alimentari, oppure che sia sempre alimentari. Negozio anche qua, qua c'è il meccanico, ma non vendi. Qua cosa c'è? Negozio di riparazioni, compagnia pubblicitaria, nice one. Qua c'è il benzinaio, ma ragazzi, non è proprio che ci capisco molto. Va bene, comunque dai, l'episodio scorso è stato lunghissimo. Questo episodio qua lo facciamo più corto, ma io devo sempre cercare un posto dove comprare la roba. Qua mi sa che qua vedremo che qua fare i giri, posti lontanissimi, ma e squinzo ci veniamo sicuramente, anche a Yanda Playa, a Morro Yable, tutti posti molto molto belli, tutti posti di villeggiatura, tutti posti ganzi. Ok, siamo Fuerteventura, ragazzi, non siamo mica appunto. Niente, dai, facciamo così, riposiamoci, ragazzi. Io vi ricordo solamente, se vi è piaciuto questo episodio, di lasciare un mi piace, un commento, qualsiasi cosa vogliate scrivere, scrivetelo, poi lo leggo e vi rispondo senza dubbio. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale, mi aiuterà a crescere tantissimo e potrò portare nuovi contenuti. Ho già in mente qualche altra simulazione che sicuramente vi farà piacere. Sicuramente vi piacerà, se non vi piace non la facciamo più, la eliminiamo subito sul nastro, tac, un colpo secco, non se ne parla più. Iscrizione, la campanella per essere sempre avvisato ogni qualvolta potrò un contenuto nuovo, ovviamente, che sia di questo gioco, di simulazione, che sia di football, tante cose possiamo portare finché vogliamo e finché il tempo ce lo permette, ragazzi. Niente, a questo punto io vi ringrazio tutti quanti per essere stati anche quest'oggi in mia compagnia, di avermi sopportato le mie cosacce che dico, i miei giri in pullman, le mie botte, i miei incidenti, tutto quello che è capitato, ragazzi, magari a voi fa divertire, a me mi fa pagare un sacco di soldi. Grazie a tutti per essere stati con me anche oggi. L'appuntamento al prossimo episodio, domani sicuramente alla stessa ora, sarà puntualissimi, siamo sempre qua. Ciao a tutti,
Buonasera se è sera, buongiorno se è giorno, buon mattino, buonanotte, quello che è, non ha importanza. Di nuovo, Tufo Mix vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Ciao.